Ciao, sono qua oggi per fare il jailbreak untethered di un iPad 2 con Poxy Spawn. Una cosa del genere. Colleghiamo il dispositivo, apriamo come amministratore, chiamo sì. Plugin your device to begin. È collegato il mio device più to begin. E che devo io? Ok, iPad 2 Wi-Fi, prevention ha andato. Questo via. E siamo jailbreak. Sta ributtando. Ah, ricordo, togliete codice, codice di sblocco, codice blocco automatico schermo dal dispositivo. E lasciate fare tutto così da solo. Sta riavviando, come vedete la mela si è accesa, cioè la particolare del mio iPad è questa. Ok, qui non tocchiamo niente, qui non so cosa sta facendo. Vediamo autoplay qua, sta installando i file. Guarda che banca sfondo, giusto per questo video. È compatibile con iOS 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5 e con dispositivi. Ecco. Dispositivi iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPad 1, iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPod 4, iPod 4S se esiste. E iPod di quinta generazione. Your device may reboot a few times while finalized. Qui è finito, adesso dobbiamo aspettare un po', ci metterà un po' a riavviarsi. Non staccatelo e basta. Metto in pausa quando si riavvia, riavvio. Eccoci qua, si è riavviato. Adesso lo sblocchiamo e controlliamo se c'è. Oh. Aspettiamo, eccolo, ecco, ecco, si è ripreso. Abbiamo, troviamo la tankette Cydia, apriamo Cydia, qui preparing dati, file system, e aspettiamo il reboot, basta. Ci metterò qualche minuto, fermo e quando si è riacceso riavvio il video. Ecco, si è riavviato. E Cydia. Perfettamente funzionate. Qua selezionate. Io metto hacker, vaffan. Mi posso caricare perché non sono legato wifi. Non lo siamo aperto là. Per dimostrarvi che è untethered, adesso lo riavvierò. Spengo. Si è spento, sì. Ecco la mela. Se la qualità del video fa un po' schifo è perché ho registrato con il mio cellulare che ha la fotocamera proprio da 2 megapixel, quindi. Ecco, si sta accendendo, guardate la mela che si accende. Eccolo, jailbreak untethered. Sblocchiamo il dispositivo. E voilà! Cydia che è perfettamente ancora funzionante. Questo è tutto, ciao!